Ciao a tutti. Allora, ragazzi, oggi ho pensato di fare un'altra prova. Lavare i miei maglioni in lana, ma non con la perlana, ma con il sapone alga. E proviamo a lavare con sapone alga, vedere come lava. Allora, intanto chiudo qua, che dopo li metto qua sopra. Andiamo a lavare i nostri maglioni. Ragazzi, anche queste maglie qua le devo lavare a mano perché sono in lana anche queste. Intanto incomincio con i vestiti più chiari. Ecco, tipo questo sarà il primo. Dentro all'acqua aggiungiamo anche un cucchino di bicarbonato perché l'acqua è molto dura per così, giusto un cucchiaino. Visto che ho messo il bicarbonato, mi metto anche i guanti. Prendiamo un panetto intanto qua. E man mano che andiamo a mettere sempre i capi più scuri. Anche nella stessa acqua. Ecco. Allora, visto che sono tutti maglioncini più o meno chiari, non sono proprio neri che perdono il colore. Ecco, tutti quei maglioni qua non perdono il colore, li posso mettere in lavatrice.
Questo, ragazzi, è il primo metodo che faccio io ogni tanto, che metto proprio in lavatrice, però le lavo a mano. Sono più sicura di questo che le ho lavate bene, ecco perché. Non ci metto niente, giustamente. Allora, faccio lavatrice. No, aspetta. Facciamo lana, acqua fredda. C'è l'acqua fredda, 20 gradi, 20 gradi mi fa meno di 20 gradi. Allora, avviamo la lavatrice a 20 gradi per la lana, 400 giri, vai. Altri maglioncini. Adesso lavo anche altri maglioncini, quelli che perdono il colore li devo lavare o a mano o se no, se avete tanti vestiti neri, ad esempio, se avete tanti maglioni neri che perdono anche il colore, potete avviare un'altra lavatrice, ecco. Però io ho un maglione, quasi quasi lavo con le altre a mano, ecco. E anche sintetici, questi qua. Questi va bene così, infatti. Questo, come vedete, perde anche un po' colore. Vedete, l'ho messo in acqua fredda, però, questo qua. Questo invece è il secondo metodo che faccio io, rilavo proprio, lavo proprio bene e faccio fare solo la centrifuga e basta. Questi vestiti qua, invece, visto che ho rilavato, faccio solo la centrifuga. A 400 giri, giustamente. Sono 16 minuti. E dopo vado a stendere tutto.
Come avete visto, tutti i maglioncini li ho appesi sulla gruccia, una gruccia un po' più grossa, però non tutti i maglioncini possiamo mettere sulle grucce. Tipo questo, vedete, questo maglioncino qua ha fatto pipistrello così. Ha la spalla molto molto larga, giustamente una cosa del genere non la vado a mettere sulla gruccia, ok? Perché non ci sono, vedete com'è largo? Ecco, tipo in questo caso qua invece. Io prendo un asciugamano, vi faccio vedere, prendo un asciugamano, stendo asciugamano, e quando ho il maglione così, sottile, no? Lo faccio asciugare in questo modo qua. Lo metto sull'asciugamano, anche per terra va bene, se non ci avete. Se non c'avete lo spazio, va bene anche per terra così. Lo stendete bene e lo fate asciugare così, in questo modo qua. Aspetta che vi faccio vedere meglio. Ecco qua, vedete? Quando avete un maglione un po' più così, non rimangono. Lo stendete bene e lo fate asciugare in questo modo qua. E dopo, alla fine di prova, vi posso dire che posso abbandonare anche la perlana, ecco, possiamo lavare i vestiti anche con il sapone alga, ecco. Anche oggi abbiamo imparato una cosa nuova. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Spero che vi abbia fatto un po' di compagnia e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutte!